Presso la sala dei ritratti del Palazzo di Priori a Fermo è andata in scena la presentazione ufficiale del 49esimo Gran Premio Capodarco Comunità di Capodarco, la gara internazionale per gli Under 23, dilettanti Under 23, che si svolgerà lunedì 16 agosto. È stato un momento importante perché gli addetti hanno spiegato anche quello che sarà lunedì a Capodarco, dove di solito ci sono 30.000 spettatori e dove invece quest'anno non ci potranno essere persone o assembramenti, soprattutto non ci potrà essere gente negli ultimi 500 metri, quindi parliamo del muro e dell'arrivo soprattutto negli ultimi due giri. Ma non solo questo, è stata spiegata la valenza di quella che è la manifestazione. Hanno introdotto il tutto Lino Secchi, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale, insieme a Federico Roganti, con il quale hanno seguito le direttive che sono state impartite dalla prefettura. Lino Secchi, presidente regionale, Federico Roganti, che farà non solo il servizio radioinformazione a Capodarco, ma che ha partecipato lo scorso anno insieme al presidente, lo scorso giorno, insieme al presidente della riunione in prefettura. Allora, cosa si è detto a riguardo del 49esimo Gran Premio a Capodarco? Lo chiediamo subito a Lino Secchi. Ma cosa si è detto? Cioè, chiaramente quando si riunisce un comitato tecnico per un evento sportivo significa che c'è una valutazione intanto di una grande presenza di pubblico. C'è un riconoscimento del valore dell'evento sportivo, nel valore di un evento sportivo internazionale, e quindi la preoccupazione in questo momento che non ci siano situazioni di pericolo per quanto riguarda i contagi. Credo che la linea che ha portato avanti sia la questura che soprattutto la questura è di un'eccessiva preoccupazione, forse non conoscendo le caratteristiche del nostro pubblico, degli spettatori, dei nostri appassionati, che sono comunque rispettosi perché già sono abituati a queste manifestazioni, a questo rispetto delle norme. Il prefetto ha provato, lo stesso sindaco, il prefetto ha provato a provare una soluzione un po' più, diciamo, permissiva, più elastica. Ci siamo sentiti poi successivamente con il prefetto, stiamo valutando per arrivare a un numero presente abbastanza dignitoso per la gara. Gara che è importante di per se stessa, è importante per quello che rappresenta, è importante perché abbiamo un corridore marchigiano quest'anno che potrebbe vincere Cioccarelli, è importante perché rappresenta un punto di passaggio per i corridori che poi nel professionismo diventano protagonisti. Sentiamo Federico. Federico, allora, nessuna persona sul muro, poca gente all'arrivo, e questo è quello che le direttive che sono arrivate, che sono sempre possibilmente anche migliorate e modificate. Sì, siamo in attesa di risposte da parte della prefettura e poi della questura per quanto riguarda l'attuazione di questo piano di sicurezza. Attualmente gli ultimi 500 metri sono interdetti al pubblico, tranne per una piccola parte che adesso i numeri li daremo più avanti appena finiranno le valutazioni tecniche da parte degli organi competenti. Ci sarà un ingresso contingentato quindi con l'obbligo di mascherina, green pass e cose che attualmente la normativa prevede. Sforzo grande da parte degli organizzatori per quanto riguarda sia il costo, per quanto riguarda la sicurezza, e sia per quanto riguarda diciamo le trasmissioni televisive, in quanto è prevista una diretta streaming di oltre 3 ore per consentire al pubblico di gustarsi i passaggi sul muro e tutta la manifestazione, tutta la gara. Ricordiamo che la gara è aperta al pubblico, sono interdetti soltanto gli ultimi 500 metri degli ultimi 2 giri, quindi l'interezza della gara, diciamo, è possibile venirla a vedere dal vivo tranquillamente, quindi non ci sono problemi. Gli ultimi 500 metri per gli ultimi 2 giri, adesso stiamo aspettando ancora delle risposte, attualmente è interdetta al pubblico. Poi l'intervento è toccato quello di Fabio Luna, il presidente del CONI regionale, che oggi era insieme alla Cristina Marinelli, delegato del CONI di Fermo. Fabio Luna, presidente regionale del CONI, oggi è presentazione ufficiale del 49esimo Gran Premio Capodarco. Lo scorso anno ci siamo ritrovati qui un po' tristi dicendo quest'anno non si può fare. Adesso siamo un po' più felici, anche con qualche restrizione, Capodarco andrà in scena. No, è importante ripartire, sono felice che il paese sta ripartendo anche grazie allo sport. Abbiamo visto quello che è successo in queste ultime settimane, dagli europei di calcio fino ai risultati delle Olimpiadi, di quanto il paese abbia bisogno anche di cose positive.
e sicuramente per quanto riguarda la nostra regione a ripartire con lo sport, a ripartire per quanto riguarda il ciclismo con una manifestazione così importante come quella di Capodarco ci rende tutti felici, perché sappiamo quanto è mancato lo scorso anno, perché non dico nulla di nuovo se dico che Capodarco è la manifestazione dilettantistica più importante non solo delle Marche ma io direi di tutto il paese Italia. Per quanto riguarda appunto le Marche, è talmente importante che l'abbiamo inserita nei grandi eventi sportivi del 2021 proprio ad attestazione di quanto oramai sia cresciuta questa manifestazione e sia diventata una delle principali manifestazioni a livello nazionale per quanto riguarda il ciclismo. Ci mancherà l'entusiasmo del pubblico sul muro e forse anche all'arrivo, però l'entusiasmo del pubblico ci sarà, perché Capodarco ha portato sempre 30.000 spettatori sul tracciato, quest'anno saranno meno, ma non mancherà l'entusiasmo. No, saranno meno, ma forse il ciclismo è una delle poche discipline che permette comunque la presenza di un minimo di pubblico, a differenza dei palazzetti e quant'altro. È logico, non vedremo quel muro pieno di persone, eccetera, però come ho avuto modo di scrivere a Tamberi prima della finale, ho detto tutti sembrerà che dentro lo stadio non ci sia nessuno, ma ricordati che lo stadio sarà pieno di tifosi marchigiani che faranno un casino della miseria. Io avevo scritto un messaggio di questo genere e penso che vale anche per Capodarco. Potrà sembrare che non ci sia il pubblico, ma io penso che tutti gli appassionati di ciclismo e non saranno lì a fare il tifo, perché Capodarco lo merita, gli organizzatori lo merita, la città di Fermo lo merita. Poi si è andato avanti ancora presentando le prime tre maglie, quelle dei primi tre classificati, e l'intervento è stato quello di Ermanno Traini, il direttore generale della Carifermo. Successivamente è stato mandato in onda un video che ci è arrivato direttamente dalla Regione Marche, quello dell'assessore allo sport Giorgia Latini, che ha voluto rimarcare ancora una volta la valenza e l'importanza del Gran Premio Capodarco nel mondo dello sport, ma anche per quello che significa la nostra regione. Fatto i saluti di Giorgia Latini, si è passati a Marco Marinangeli, consigliere regionale, anche lui entusiasta di quello che è il Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. A rappresentare la Regione Marche alla presentazione ufficiale della 49esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, il consigliere regionale Marinangeli. Oggi Capodarco, Fermo e tutto quanto il territorio ha voluto dare un'impronta importante, quella della ripartenza dopo lo stop dello scorso anno. Sì, un segnale importantissimo, incoraggiante, torniamo in qualche modo e misura a vivere con regolarità, lo facciamo sempre con la massima cautela, la massima attenzione, però mi piace sempre dire sì attenzione ma non allarmismi. E questa è un'occasione per ripartire, per dare un vitalità, incoraggiare e promuovere un po' il nostro territorio che ne ha assolutamente bisogno, e sicuramente il veicolo del Gran Premio di Capodarco può rappresentare una leva fondamentale. Sono state presentate anche le maglie a pois del Gran Premio della Montagna, la maglia ciclamino a punti e la maglia bianca che andrà al miglior straniero. E poi ci sono stati altri interventi, quelli del sindaco Paolo Calcinaro, quelli dell'assessore allo sport del comune di Fermo Alberto Maria Scarfini, sono intervenuti anche e Sara Grifi e Laura Vagheggi, che indossano entrambe le maglie del gruppo ciclistico Capodarco, Comunità di Capodarco, e poi l'ultima parola è stata spesa dal patron Gaetano Gazzoli, che ha voluto rimarcare la bontà organizzativa di questa manifestazione. In quel momento sul palco insieme a lui Don Franco Monterubienesi, sempre molto vicino al Gran Premio Capodarco, insieme a Luca Panichi, che quest'anno ha detto che farà tutta la salita e il muro con la sua carrozzina del Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. Sì, ma non può essere altrimenti, perché sicuramente è una manifestazione che dà lustro al nostro territorio, che dà lustro a una manifestazione sportiva di interesse nazionale e direi internazionale, per cui una banca del territorio ha il dovere di essere vicino, perché soprattutto in questa fase, che è una fase di ripartenza, segnali di ottimismo aiutano tutti per guardare al futuro con uno spirito diverso rispetto alla situazione che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Uno sport in questo caso che mette in evidenza gli under 23, per cui i giovani bisogna dargli i giusti stimoli, sono il nostro futuro, quindi li abbiamo nella nostra azienda, quindi li abbiamo come dipendenti, tantissimi giovani, quindi a maggior ragione ci fa piacere essere vicini a una manifestazione che mette in luce i giovani, i futuri campioni del ciclismo. Sindaco Paolo Calcinaro, presentazione ufficiale del 49esimo Gran Premio Capodarco, nonostante le restrizioni e nonostante lo stop della passata edizione, si torna tra virgolette a correre. Ma
si torna a correre e questo secondo me è un grandissimo risultato perché non è facile, non è scontato e diciamo che però è un segno importante anche per noi cittadini, rivedere che questi eventi possono ripartire e quindi ci fa capire anche come lo sforzo che stiamo facendo, che abbiamo fatto in precedenza con le varie chiusure, che oggi stiamo facendo con una campagna di vaccinazione ampia, ha dei suoi poi frutti concreti, tangibili, come quello appunto di poter rivedere queste grandissime competizioni. L'appuntamento nel ricordo di Fabio Casartelli, Paolo Fratini e Michele Scarponi per lunedì 16 agosto, la mattina, con il Gran Premio Capodarco Motori. Anche qui presentate le tre maglie che andranno poi al vincitore della prima serie, della seconda serie delle donne, Gran Premio Capodarco Motori, circuito Grappolo d'Oro. Successivamente la presentazione delle squadre in piazza e poi la partenza alle 13.15 dal Monumento Fabio Casartelli verso lo stabilimento Vini Santa Liberata, dove ci sarà la partenza ufficiale. I primi 50 km tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio, poi le ascese verso Capodarco, gli ultimi due giri il muro e che naturalmente vinca il migliore, sperando che sia un ragazzo come Riccardo Ciuccarelli che ha vinto Poggiana. Attenzione, il connubio Poggiana-Capodarco è stato fatto tante volte da Mattia Cattaneo nel 2011, da Robert Power nel 2014 e da tanti altri corridori che si sono piazzati a Poggiana e hanno vinto Capodarco o viceversa. Vedremo quello che accadrà quest'anno. Alberto Maria Scarfini, assessore allo sport del Comune di Fermo, oggi presentazione ufficiale del 49esimo Gran Premio Capodarco Comunità di Capodarco. Si parte con alcune restrizioni, ma c'è tanta voglia di rivedere il ciclismo. Sicuramente, la parola d'ordine di oggi è sicuramente gratitudine, perché quando lo sport riparte solo grazie, bisogna dire, è un dono che abbiamo. Grazie a tutti coloro che si sono messi all'opera per riportare nella città di Fermo il Gran Premio di Capodarco, è la ripartenza dello sport. Come sempre lo sport è segnale per tutti gli altri settori di gioia, di attività e di giusto stare insieme. Nel rispetto delle norme lo faremo e troveremo ancora una volta un grande vincitore che speriamo possa, qui entro nel lato tecnico sportivo, avere aperte le porte del mondo del professionismo. Gaetano Gazzoli, patron del Gran Premio Capodarco, oggi qui a Fermo abbiamo presentato la 49esima edizione, 16 agosto, con gli Under 23, gara internazionale, l'unica nelle Marche, gara per la solidarietà, la prima, è stata una delle prime gare per la solidarietà insieme alla comunità di Capodarco. Allora, gli ultimi 500 metri al momento sono interdetti al pubblico a causa Covid. Lungo il tracciato di gara il pubblico ci potrà essere, la festa non deve mancare, perché queste sono solo piccole tra virgolette restrizioni. Ma il ciclismo, quando c'è le grandi occasioni come quella di Capodarco e come una tappa dolomitica a Giro d'Italia, penso che ci saranno molta gente a fare pranzo, a godersi il passaggio dei corridori. Penso che rispettando le regole anche loro danno la forza al ciclismo. Che ti devo dire? Io spero che sul muro qualcuno possa andare a entrare, però in questo momento è escluso il tutto. Però vediamo, dai, gli appassionati di ciclismo sono gente onesta, gente tranquilla, sono sportivi, penso che non danno fastidio. Passiamo anche a livello tecnico della gara, le migliori formazioni italiane, tante formazioni straniere, 180 km, i primi 50 pianeggianti, poi si inizierà a salire gli ultimi due giri il muro, valenza tecnica importantissima, perché chi vince Capodarco poi ha un pass privilegiato per il professionismo. Abbiamo fatto durante la presentazione tanti nomi di chi è passato verso il ciclismo che conta. Ma sì, dai, in tutte le corse nasce le fughe, nascerà anche il Capodarco, però penso che l'ultimo giro il gruppo si ricompone, tutti i milioni si ricompone, ci sarà una lotta finale nell'ultimo tratto di salita, gli ultimi 4 chilometri da Vivo San Michele che ci porta a Capodarco, da lì uscirà il vincitore. Italiano o straniero quest'anno? Ma io vinca il più forte, vinca un giovane, che te devo dire, vinca Ciuccarelli, pure mi va bene. Ciuccarelli che ha vinto a Poggiana, che è di Fermo. Esatto, si sta preparando per Capodarco, speriamo, dai, però sarà controllatissimo a Capodarco.